La situazione dell'Anzalda è molto complicata sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo economico. Abbiamo una situazione nella quale l'Anzalda non riesce a prendere ora, pur anche se il mercato è cresciuto di circa 400%, ed è incredibile che mentre i competitor riescono a prendere ordini, l'Anzalda non riesce a prendere. Ovviamente ci sono tre questioni: la prima, la ricapitalizzazione; la seconda questione sono la garanzia dell'occupazione; la terza questione la salvaguardia industriale dell'azienda. Due di queste questioni dipendono da Cassa Depositi e Prestiti, dal governo che è azionista di Cassa Depositi e Prestiti. Bisogna procedere a venire rapidamente, cosa che abbiamo sollecitato al prefetto, un intervento rapido per far ricapitalizzare l'azienda, altrimenti non ci sono fondi, quindi anche i lavoratori rischiano di non prendere gli stipendi. La seconda questione è un progetto industriale, che allo stato attuale non c'è, perché ovviamente questa crisi è anche determinata, come dire, dalle scelte che sono state fatte dal gruppo di Reggiano, per cui necessita da questo punto di vista un piano industriale credibile. La terza questione è la garanzia di occupazione. È chiaro che se dovessero calare oppure non dovessero ritornare, non si riesce a mettere fieri in cascina, i problemi di congiuntura rischierebbero di diventare strutturali da questo punto di vista. Per cui la partita in gioco è spessa, tanto è vero che rispetto a una situazione più finanziaria che industriale, ci sono alcuni gruppi che stanno bussando alle porte di Cassa Depositi e Prestiti per poter rilevare l'Anzalda, la Siemens, gruppi di cordati privati. Mi ricordo la vicenda di 10 anni fa, dove ovviamente noi lottammo, io in modo personalmente mi misi contro Orsi, che era allora amministratore di Finmeccanica, mi misi contro Panzi, che era amministratore di Finmeccanica. Se Scannapieghe pensa di fare la stessa operazione, se lo tolgo dalla testa, che troverà la città e i lavoratori schierati a difesa di questo grande presidio industriale del sistema paese.